Salve fanciulli, eccoci di nuovo a noi, nonostante le mille difficoltà che ci fanno compagnia, compresi i clacson e vari rumori che vengono dalla strada, che ahimè non possiamo evitare, essendo queste casette delle case popolari piuttosto vecchiotte, quindi ci faranno compagnia, saranno un po' una sorta di onda del mare di sottofondo con la sua risacca, sperando che non si sentano le parolacce. Vabbè, detto questo, andiamo a chiedere alle nostre carte se lui o lei è la persona giusta per voi. I mazzetti in questione sono questi, ve li faccio vedere perché secondo me queste due fanciulle si somigliano tantissimo. Quindi quest'oggi mi sono sentita ispirata così. Ho deciso di prendere i tarocchi e le sibille. E nello specifico, beh, posso anche dire che a me richiamano Klimt, non c'entra nulla, però vi lascio questa info. Magari qualcuno ama Klimt e cercava una sincronicità, questa sincronicità legata all'arte o comunque a qualche elemento presente nelle opere dell'artista appena citato e quindi magari la sincronicità è arrivata. Detto questo, abbiamo due varianti, con il dietto bianco e col clacson come volevasi dimostrare e il nostro scarabeo. E i nostri mazzetti sono pronti, voi sapete che il video ha validità dal momento in cui voi lo ascoltate, vi può rispondere in parte o in toto. Se volete approfondire con un consulto personale, qui sotto nell'info box ci sono tutti gli estremi per contattarmi e adesso andiamo direttamente con la nostra stesura. Quindi eliminiamo un attimo lo scarabeo ed iniziamo con il coniglietto, con il bianconiglio. Com'è la situazione per la variante numero 1? È la persona giusta? Innanzitutto, questa persona chi è e che cosa sta combinando? Wow, abbiamo questa carta che io non elimino mai. Perché? Perché qui abbiamo proprio il chiedere alle carte. C'è un pensiero fortissimo da parte vostra nei confronti di questa persona ed evidentemente voi seguite questi interattivi, ma amate questo mondo, in generale siete delle persone che danno molto peso proprio alle sincronicità. State cercando di capire prima ancora di proporvi. Voi vorreste giocarvi, no? L'asso nella manica e vorreste anche forzare un pochettino la situazione, perché probabilmente tra di voi non c'è un grande movimento a livello pratico e concreto, quindi lui non ha fatto grandi gesti, però potrebbe anche darsi che neppure voi vi siate esposte troppo. E se questo rapporto può apparire simile ad un gioco, quindi non nel senso di un qualcosa di superficiale e banale, perché i giochi sono cose molto serie, ma un gioco come una situazione in cui nella quale due persone sono lì a tavolino, stanno cercando di mettere così giù in ballo le proprie risorse, le proprie carte, non vogliono essere comprese dall'avversario e quindi cercano anche di adottare una strategia che non sia manipolazione. Però diciamo andiamo con i piedi di piombo, non vogliamo cadere in un abbaglio, quindi io mi sto proprio chiedendo, ma questo chi è? Vuol dire che per la prima variante voi avete sentito, conoscendo questa persona, qualcosa che ve l'ha resa fin dal primo momento familiare, ma non riuscite a mettere a fuoco che cos'è questo qualcosa che vi fa pensare notte e giorno a questo uomo o a questa donna. È divenuta quindi una sorta di ossessione, un vero e proprio vizio, un condizionamento. Non avete ancora manifestato i vostri pensieri, con lo sguardo, la prossemica e gli atteggiamenti, se lui in realtà è nella condizione di potervi vedere qualcosa può averlo fiutato, voi non riuscite però a capire, a fiutare quello che passa nella testa di quest'uomo e neanche i cani all'esterno ci possono aiutare in questo momento. Quindi che cosa abbiamo? Una persona che sospira, che aspetta, che osserva, che lo ha visto andare via, che lo sta aspettando, questo uomo non è tornato, non c'è stato né modo né maniera, non ci sono stati quindi né modo né maniera di confrontarsi, di chiarirsi, di parlarsi e c'è una vaga malinconia di fondo e soprattutto una sorta di instabilità. Sembra che questo qualcosa che sta ripartendo, perché abbiamo una partenza, una ripartenza, quindi magari un'anima che voi conoscete già da incarnazioni passate, quindi c'è tutto questo sentimento e dall'altra parte una sorta di aridità, perché il bello del mare, della riva, è proprio il contrappunto. Porre ad una grande massa d'acqua la sabbia, no? Che richiama più l'idea di deserto. È bello perché è un deserto in fondo che confina con il mare e siete combattute perché è come se dentro di voi i ricordi si fossero risvegliati, ma non in equilibrio, proprio polarizzati in due modi completamente contrastanti, o tutto o niente, o mi porti grande gioia o una profonda tristezza.
Quindi che cosa sta ripartendo? Che cosa si sta risvegliando? È un tramonto o un'alba? Sembrerebbe un'alba. Vediamo cosa arriva. Ragazze, allora l'abbiamo detto, tavolo da gioco e la carta ci parla di azzardo, ma anche di slealtà, però allo stesso tempo leggerezza, e abbiamo definito il gioco non come un qualcosa di leggero e negativo, però come un qualcosa che vi permette di non esporvi del tutto, però di intavolare un discorso che ha una sua serietà camuffata da degli atteggiamenti che possono dissimulare, cioè voi non vi vincolate subito, potete prendere e andare su un altro fiore. Quindi state cercando di capire se questa è una primavera e se ciò che si è svegliato ha a che fare con un richiamo d'amore e quindi comprendere anche se questa persona effettivamente a livello concreto e spirituale è affine con voi ed è simile a voi prima di lasciare quel fiore per un altro. Voi non volete perdere questa occasione perché per quanto questa persona non vi convinca del tutto e da qui il dubbio circa può essere lui l'uomo giusto, non lo riesco a capire, mi sembra di intuirlo, ma non lo so, però voi non volete allontanarvi prima di aver tentato, perché voi non volete rimanere con questo dubbio, in quanto ciò che si è risvegliato da quando l'avete conosciuto è proprio un dubbio ancora più antico. Lui vi ricorda qualcosa. Quindi qui che cosa abbiamo? Una situazione per cui state cercando di ottenere informazioni. Qualcuno sta proprio spiando la persona attraverso i social, qualcun altro sta chiedendo in giro. Forse ci sono delle persone nel mezzo che possono fare da tramite. Famiglia, armonia, amica, abbiamo dei contesti, secondo me, da ambo le parti, ma soprattutto da parte vostra, di indagine. Stiamo indagando. Io cerco di capire e mi espongo meno. Non voglio essere capita. Perché? Perché sento che c'è qualcosa, ma mi fai anche paura. Punto di partenza. Allora la domanda adesso è, effettivamente, con tutti i dubbi del caso, con tutte le paure del caso, ma non è che niente è niente, questa è un'anima gemella o è un'anima importante che abbiamo riconosciuto, che ci fa tanta paura perché ci ha messo a nudo e ci ha costretto a uscire fuori dalla crisalide? È libertà? O in realtà è chiusura di un qualcosa che questa libertà ce la prospetta come un taglionetto, cioè questo uomo è entrato per rimanere o è passato solo per farci capire che è stato passato e quindi si può andare avanti? Nel dubbio cerchiamo di comprendere. Abbiamo un bel cavaliere di spade, lui è sulla difensiva più di voi. Ecco perché è difficile comprendere, ma questo è proprio tagliente, cinico, diretto e con l'armatura. Però vi affascina da morire. Per quanto voi non possiate comprendere, non riusciate a comprendere dallo sguardo e dagli lineamenti che cosa vi passa per la cabeça, per la testa, comunque questo vi piace. Guardate qui. Allora, sentimenti contrastanti tra paura ed attrazione, questo vale anche per lui. È un uomo piuttosto, piuttosto sfuggente, ecco, per quanto poi all'atto pratico, forse per il lavoro che fa e per come si presenta, è anche molto concreto. A voi fisicamente piace tantissimo e la cosa che vi crea maggiore difficoltà è non riuscire a capire che cosa c'è dentro questo fisico, sia a livello di sentimento ma a livello di pensiero. Forse alcune di voi non sanno neppure se è un uomo libero o impegnato. Qui potreste anche non esservi detti nulla di importante, niente di che. Magari lo avete solo visto e non ci avete mai parlato. Questo cavaliere che arriva e che entra nella vostra vita con il ritmo degli zoccoli del cavallo in fuga al galoppo, vi parla di un re di spade. Quindi è molto più di come appare, nel bene e nel male. Questo uomo si toglierà l'armatura e si mostrerà. Ciò che non abbandonerà è questo atteggiamento di difesa. Non lo userà come attacco, però vi mostrerà fin da subito, i suoi occhi sono proprio quelli, la volontà di non voler giocare, di non voler scherzare e di non cercare innanzitutto una storiella né un amante. In realtà questa persona con molta probabilità non sta cercando proprio una compagna. È in un momento della sua vita in cui ha scelto la sua indipendenza. Però non è detto che anche lui si stia risvegliando una certa curiosità verso di voi. Anche lui vi scruta e anche lui vi osserva e non si sbilancia. Questa è una storia che non si muove perché state facendo proprio il gioco dello specchio, l'uno con l'altro, senza sapere il perché. Allora chiediamo alle carte, ma che c'è tra di voi? Perché siete sulla difensiva in questo modo eppure vi osservate?
Siete uguali, fantastico. Allora, questa coppia ha qualcosa di molto forte, profondo e reale che accomuna i due personaggi. Questa è una coppia vera, nel vero senso della parola. Cioè, non siete due, siete uno fatto di due parti. Il bianco e il nero, due polarità che si completano, siete simili, tutte e due toglierete un po' l'armatura. Tutte e due mostrerete di avere un'arma, di non avere paura di utilizzare quest'arma nel caso si rendesse necessario. È difficile sostenere lo sguardo di questa persona. Voi abbassate lo sguardo, voi dissimulate molto più di lui. Voi avete molti più dubbi, però voi siete anche un po' più debole rispetto a lui. Lui è un po' più agguerrito. Ora, che futuro c'è per voi in questa incarnazione? Siete tutte e due persone di pensiero e prima ancora di agire vorreste avere sotto mano e poter prevedere dunque tutte le conseguenze. Siete portati per la previsione, ecco perché parlavo di strategia che non è manipolazione, ma voi non fate una mossa tanto per. Potreste rimanere immobili ad osservarvi anche per anni e ciò nonostante avere il pensiero tutte e due focalizzato sull'altro. Riuscirete a dar vita a questo incontro, a questo dialogo? Riuscirete a guardarvi negli occhi, a superare questo pudore e questo timore? Beh, sì, ragazze, ragazzi, ripeto, è una coppia stranissima. Ora abbiamo anche l'ambulanza, proprio perché a noi ci piacciono tutti i suoni esterni che possano portare un po' di colore. Facciamo passare questo rumore e osserviamo le nostre carte. Quindi l'ambulanza ha sempre fretta, vogliamo prendere tutte le sincronicità? Beh, qui bisogna agire in maniera piuttosto veloce, onde evitare di perdere questa occasione. C'è qualcosa del passato che si è tradotto fin dal primo momento in diffidenza perché è frutto di un malessere, di una malinconia, di una sofferenza antica. Questa potrebbe essere una coppia destinata che non ha avuto modo di viversi nell'ultima incarnazione in maniera serena. Abbiamo questo elemento di dualità nei colori del bianco e del nero. Il bello di questa carta è che inverte questa dualità. Nero e bianco, nero e bianco. Quindi c'è l'incontro degli opposti, no? Vedete anche il caduceo dietro, i nostri calici. Si può brindare, però sicuramente i tempi sono molto lenti. Ora è ovvio che essendo voi migliaia di persone, ciascuno avrà il proprio passato karmico per l'appunto, quindi non sarà uguale per tutti la storia. Adesso proviamo a tirare qualche altra carta solo per capire verso cosa vi proietterà la vita. La diffidenza non è cattiveria, non avete nulla di negativo tra di voi e non c'è nulla di negativo nel contesto, ci sono solo dei tempi lunghi che sono frutto di una memoria antica che proprio perché è memoria nel presente vi proietta indietro nel tempo. Quindi cosa accade? Voi vi incontrate qui, la memoria vi proietta qui, il futuro è qui giù, non mi sto incartando, dovete partire con la rincorsa. Vuol dire che avete un margine di svantaggio per capire cosa sta accadendo, perché da qui l'intensità di ciò che si è risvegliato vi ha dato un grande rinculo energetico spostandovi qui. Però il punto di arrivo sembrerebbe vedervi vicini. Quindi prendiamo qualche altra carta. Sì, lui è la persona giusta, al di là di tutto ciò che potrà accadere, perché o è lezione karmica o è premio karmico, fosse anche prova, siete strettamente connessi. Siete così simili da avere atteggiamenti identici e anche comportamenti, quindi se siamo nel momento della chiusura e dell'attesa, lo state facendo contemporaneamente. Allora, beh, qui arriverà un movimento. Potrebbe con molta probabilità provenire da lui. Abbiamo il nostro paggio di coppe che, senza dire nulla, vincendo il carattere e l'orgoglio, tende solo la mano. Vogliamo vedere se la fanciulla ricambia il brindisi? Perché questo ci fanno pensare le carte. Quel che è stato, non so cosa sarà. Ne ho paura, ma mi sento avvinghiato, avvolto da te. Quindi, nonostante il timore, io posso solo dirti che il sentimento è sincero. Sento agitarsi dentro di me un gran magone, proprio
un magma che non riesco a comprendere. È passione, è paura, è amore, è romanticismo, non lo so. Mi hai messo in subbuglio, ecco, questo vi direbbe. E questo subbuglio ha risvegliato la difesa, mi hai messo sul chi va là. Però allo stesso tempo io ti ho notata e voglio brindare, io ci voglio provare. La fanciulla è piuttosto chiusa in questo momento. Vediamo se ci sarà un'apertura anche da parte di questa fanciulla. Che bella questa carta della ruota. Voi non riuscite ancora ad alzare lo sguardo e a guardarlo. Vedete, manca tutto? No, manca solamente il volto. Riusciremo a guardare negli occhi questo uomo? Voi avete una paura terribile, quindi forse tra i due siete quella che ha sofferto di più rispetto alle incarnazioni passate. Sembrerebbe giunto il momento di riprendere questo discorso, di lasciare che questa ruota si rimetta in movimento, che vi proietti verso un nuovo ciclo. La vostra chiusura non è cattiveria e difesa, questi occhi che non vogliono guardare. Solitamente sulla ruota della fortuna, no? C'è la fortuna bendata, voi siete la dea bendata del vostro futuro. Cos'è che andrete a raccogliere in questo futuro in base alle azioni che state per compiere? L'eremita alzerà lo sguardo? Fanciulle, alzerete lo sguardo, anche se a distanza e senza esporvi nell'immediato. Cercherete di vedere in maniera chiara e quando riuscirete ad osservare questa persona, il dubbio di avventurarvi con lui, eh sì, inizierà a balenare nella vostra mente. Riusciremo a cogliere questa occasione, questa opportunità? Poi fatemi sapere con i commenti, però sì, riuscirete ad osservarlo solo quando lui non guarda voi, quindi probabilmente ci sarà un cenno da parte sua che tende la mano per questo brindisi. Voi non tendete la mano, sono proprio chiuse, vedete, sul vostro petto a proteggere il cuore. Poi, passato un po' di tempo e con una maggiore distanza, riuscirete a tirar fuori il braccio dalla posizione della ruota, coperti. Ecco che si vede il volto, ecco che si cerca di far luce, ecco che si prende in considerazione il nostro pentacolo. Questo è un sigillo, lo si guarda, la nostra moneta. Vogliamo investire in questa storia? Vogliamo mettere la moneta sul tavolo da gioco che abbiamo visto all'inizio? Vogliamo fare la nostra puntata? Vediamo se lo farete. Beh, ragazze, qui c'è la possibilità di farlo. Avevamo appena notato che effettivamente il nostro paggio di denari può puntare la sua moneta sul tavolo da gioco, può azzardare la mano di carte che la vita sta offrendo. Perché? Perché avevamo già detto che nella carta della ruota voi siete la vostra stessa dea della fortuna. Quindi nell'oggi andate a riscuotere ciò che è stato esito di un lavoro interiore già compiuto nel passato. E il nostro 8 di Pentacoli ci parla di una ricchezza interiore ed esteriore notevole che nessuno vi ha regalato ed è frutto del vostro lavoro. Quindi nell'oggi avete le spalle parate, vuol dire che il passato, per quanto, pur venendo da un'incarnazione che è stata, vi possa far paura, nell'oggi non vi può più far nessun male, cioè non vi può colpire, non è pericoloso. Resta nella mente la malinconia di fondo di un qualcosa che evidentemente avete vissuto come sofferenza, perché ciò rimane, registrato nella memoria della nostra anima. Però questa è una ripartenza nella quale potete credere. E quindi sì, azzardate, vediamo con un'altra carta l'esito. Abbiamo le monete, quindi tentare una monetina non vuol dire rimanere senza possibilità sia di tirarsi fuori che di andare avanti. Di conseguenza, e poi passiamo alla nostra seconda variante, che cosa abbiamo? Quale sarà il risultato? Beh, un 3 di denari è una progettualità comune. Qui effettivamente si può decidere di costruire qualcosa assieme e sicuramente entrerà in dialogo innanzitutto la parte razionale tra voi due. Poi in un secondo momento vi lascerete andare anche con la parte empatica e sentimentale. Eppure sembra che questo incontro non è assolutamente casuale, vi vuole portare a costruire assieme qualcosa per il futuro. Io voglio prendere un'altra carta. Questa progettualità è una progettualità dello spirito, è una progettualità del cuore o una progettualità a livello concreto?
Beh, soprattutto nello spirito, abbiamo il nostro Papa. Qui c'è una conciliazione, c'è un perdono, la chiusura di un discorso karmico, una confessione con il cuore proprio sereno, nessuna paura di essere giudicate e giudicati. Voi vi guardate un pochino con diffidenza, però la risposta è sì, lui è l'uomo giusto, ma voi siete la donna giusta però. Quindi fatemi sapere. Prima variante. Passiamo alla seconda variante. Ovvero lo scarabeo. Che cosa abbiamo per la nostra seconda variante? Com'è la situazione? Ammalato. Abbiamo una persona che non si muove, anzi, sta sfruttando il momento presente e le difficoltà reali per guadagnare tempo, per non esporsi, per non mettersi in gioco, a differenza della prima variante. Con molta probabilità una persona libera, sola, non dovrebbe avere intorno neanche tante persone dal punto di vista della famiglia, delle frequentazioni, delle amicizie. È anche autosufficiente, una persona abituata a prendersi cura di se stessa. Abbiamo solitudine, testamento a rinunciataria. Quindi se è successo qualcosa tra di voi, se voi avete agito in un qualche modo cercando di proporre qualcosa a lui e cercando di coinvolgerlo, questo uomo si è tirato indietro, ha messo la distanza, probabilmente non sta comunicando con voi, sta riflettendo, non è proprio al massimo delle sue forze, però diciamo che per quanto voi possiate aver risvegliato in lui una sorta di dubbio, diciamo che tende più per il rinunciare, perché a livello molto concreto è come se nella sua testa fosse fermo, radicato, proprio inciso sul marmo o un diktat. Non puoi, non hai più tempo, non ne verrebbe fuori nulla di buono. Già stai male così, figuriamoci con altri pensieri. Abbiamo la carta del nostro mazzetto e abbiamo il Gran Signore. Ok, qui la situazione si fa molto interessante. Allora, la prima interpretazione, la più semplice, è un narcisista. Allora, a questo punto la condizione di malattia potrebbe essere una condizione di isolamento, di ghosting, ma si farà risentire proprio perché sta per finire, le sue energie. Quindi avrà bisogno di approvvigionamento di nuove energie. Da un altro punto di vista potremmo dire, eh no, lui è quello che sta subendo il contraccolpo dell'essersi relazionato con un narcisista o una narcisista. Allora il dubbio è, ma questa narcisista, se lui è un uomo, siete voi o è la ex? Fatto sta che c'è una donna molto forte, poi se le parti sono inverse cercate di tradurre voi, che è al pieno della sua forza e c'è un uomo molto provato e debole che non vuole più esporsi perché nel passato ha sofferto tanto. Questo narcisista potrebbe essere anche la proiezione dei suoi fantasmi e delle sue paure, dei suoi incubi, essendo in un letto. Sul volto della nuova donna che la vita, ecco, gli ha messo dinanzi. Quindi comunque c'è una situazione molto confusa all'inizio, proprio perché tanto dipende dal chiarire chi è questo individuo, se è un'inclinazione caratteriale di lui, di una sua ex, se è un suo fantasma proiettato sulla nuova donna. Fatto sta che lui è tormentato, indeciso, immobile e non attraversa assolutamente un momento positivo. Vediamo qualche altro elemento su di lui per capire se è l'uomo che state visualizzando e poi proviamo a chiedere alle carte se effettivamente al di là di queste difficoltà è la persona giusta. Beh, qui c'è proprio amore. Allora ragazze, o il sentimento è ricambiato e fin dall'inizio tra di voi c'è stato qualcosa che vi ha legati e poi alla fine per altri motivi, distanza, l'antagonista, no? Come succede nelle favole, no? C'è sempre la protagonista, il protagonista si amano, un idillio meraviglioso, poi arriva il cattivo, la cattiva di turno, la strega, lo stregone, un sacco di guai, li separano, distanza, peripezie e ci ricongiungiamo. Allora questo Narciso, questa Narcisa potrebbe essere la strega cattiva, il cacciatore che ha scacciato Biancaneve e lui è il principe che ha un po' di anemia, un po' di pressione bassa e non si incammina verso di voi. Qui c'è l'attrazione, dice la carta, c'è la passione e c'è l'amore.
anche un'armonia di partenza che è stata interrotta, infranta dal sopraggiungere o dal tornare di un altro elemento, di un'altra persona che aveva un'energia completamente differente, che è venuta a rompervi le uova nel paniere per rimanere educate. Ora, con l'autobus che passa sperando che porti via il narcisista, cosa abbiamo nell'oggi? Voi state aspettando, voi siete la fanciulla innamorata. Voi vi vorreste incamminare verso di lui, voi con la mano indicate nella sua direzione, lui guarda da un'altra parte, però nel mezzo c'è un'altra persona, quindi si fa sempre più concreta l'ipotesi del fatto che sia rientrata in gioco una donna o un uomo, a seconda di chi siete voi, del passato, che si è frapposta questa persona tra lui e voi. Questa persona toglie l'energia a lui, non siete voi che gli sottraete energia. E tra di loro c'è una dinamica piuttosto malata, infatti un ammalato. Quindi vuol dire che c'è un amore del passato, una situazione tossica, un amore malato che lo blocca a letto. E questo letto è anche una sorta di suo abdicare alla vita. Rimango in una condizione di malessere che non è né guarigione né morte, è una convalescenza che non porta da nessuna parte e quindi non agisco. E io mi condanno a vivere nel limbo dell'assuefazione dei miei sogni e dei miei pensieri. Ho delle medicine, quindi è come se io stessi alterando la percezione della realtà. Sto talmente male che non vorrei vedervi, né te né l'altra. Perché? Perché che io debba scegliere di aprire o chiudere mi mettere in una situazione veramente complicata. Quindi non è assolutamente una persona che se la passa bene in questo momento. Ora, al di là di quello che potrebbe essere accaduto e di ciò che lo può legare all'altra donna, noi però vogliamo sapere se con tutte le difficoltà del caso lui resta comunque la persona giusta per voi o se voi in questo caso siete la persona giusta per lui. Non è scontato che ci sia reciprocità in questa cosa. Nella prima variante la risposta è sì, reciprocità. In questa voi siete la persona giusta per lui. Al di là della diffidenza, voi che avete tra le mani questo girasole, che siete tra l'altro una regina di bastoni, potreste essere un segno di fuoco. La regina di bastoni è questa fanciulla che ha un bastone tra le mani e ha questo atteggiamento del pellegrino e quindi siete nella condizione di rappresentare per lui fermezza, forza e sostegno, le colonne portanti di un tempio, quindi anche a livello spirituale. Voi potreste far bene a questo uomo e lì dove l'altra donna appare tutta bella, agghindata, non manca nulla, c'è anche il superfluo. Guardate il modo differente di utilizzare il bastone, perché anche questa donna si presenta con un bastone, ma più un vezzo, con un atteggiamento sulle sue, no? In cui io mi espongo, mi mostro, sono in una posa quasi fotografica, no? Perché io sono al centro della scena dell'attenzione. L'altra è molto più terra terra, molto più semplice e vi ho già detto che richiama il pellegrino, ha il piede scalzo, non ci sono fronzoli, ci sono solo le cose necessarie, però allo stesso tempo c'è anche uno slancio verso l'altro. Non sono in una posa per attirare, ma sono in una posa che in realtà è un movimento verso qualcosa o qualcuno che mi attira. Quindi poi io sono anche pronto, pronta a tornare indietro sui miei passi. Qui si guarda solo al futuro, voglio di più, qui rinuncio e torno indietro. Ora, voi potreste far bene alla salute di questa persona, al di là del fatto che possa esserci o no una storia. Potreste anche aver scelto addirittura di prendere le distanze voi dalle storie d'amore in generale e anche da lui, ciò nonostante sembrerebbe che il vostro cuore e la vostra mente continuino a rimanere collegate a questo uomo che è disteso su un letto di legno, recuperiamo l'elemento legno del bastone, quindi cos'è che lo sostiene in questo momento? Comunque l'elemento che rappresenta e che identifica questa donna. Lui è la persona giusta per voi? Ma guardate, lui ha bisogno di voi. Sembrerebbe più il passaggio del testimone. Sembrate più una coppia unita per altri motivi karmici che non per storia sentimentale e passionale. Lui è disarmato ed è stanco ed è provato e sta subendo un nuovo attacco. Ma lui non ha qualcosa da utilizzare per contrapporre una risposta a questo attacco.
a questi bastoni, a queste richieste, a queste pretese. Invece voi siete la donna che può passare per l'appunto il testimone, l'arma con cui lui si può difendere. Voi potreste essere per lui una sorta di chiodo scacciachiodo, però, capitemi bene, non è per offendervi. Voi siete l'occasione karmica che la vita mette dinanzi gli occhi di questa persona per portare questa persona a chiudere in maniera serena e definitiva con una donna o con un uomo che lo hanno prosciugato. A livello concreto, quindi di soldi, a livello morale, a livello sentimentale. Certo, non è detto che ci riuscirà perché l'altra persona è veramente forte rispetto a lui ed è molto più agguerrita. Lo attacca contemporaneamente con tante situazioni differenti, richieste differenti, questioni differenti. Lui può rispondere da solo e diciamo il rapporto è 1 a 6. Quindi dovrebbe riuscire a risolvere tutte le situazioni affrontandone una per una, ma non è detto che riuscirà a fare una cosa del genere, perché non dipende da lui. Lei sta proprio contrapponendo un attacco cospicuo contro quest'uomo che potrebbe alzarsi e rimettersi in gioco. Quindi voi siete una sorta di angelo custode. E più che lui, l'uomo adatto a voi, siete voi la donna adatta a lui. Lo so, è una cosa strana, però le carte ci stanno dicendo questo. Ma ragazze, e qui c'è il colpo di scena. Questa è una favola, ma è iniziata così fin proprio dal principio. Sembra quasi che ci sia un incantesimo, no? Il bello addormentato nel bosco, una brutta maledizione perché una donna carismatica lo ha controllato, lo ha vampirizzato, quindi lui è ossessionato. C'è stata tanta sessualità perché poi si sa che a livello di energie. È questa l'energia più forte che vincola un individuo ad un altro. Arrivate voi, siete la damigella che va a salvarlo. È proprio lì dove tutto avreste potuto immaginare di lui, tranne che anche lui è l'uomo adatto a voi, superando le difficoltà e liberandosi di questo passato, proprio grazie al vostro credere in lui, a questo atto di fede fortissimo. Ecco che all'improvviso svanisce il malato immaginario e viene fuori il re di bastoni, cioè la vostra metà. E quindi certo che è l'uomo adatto a voi. Caspita, se mi permettete un'espressione un po' brutta, però che rende l'idea. E direi proprio di sì, ma voi gli restituite la salute, la forza, il coraggio, l'audacia. Prendete uno straccetto e lo trasformate in un maglione di cashmere. Quindi ragazze, caspita, non credevo che questa variante desse più o meno un risultato simile alla prima, ma questa è anche meglio. Cioè, qui c'è tanta concretezza. Questo si sveglia se vi trova altro che attrazione, fisicità. Questo riceve tutto con gli interessi. Voi restituite quello che l'altra ha portato via senza perdere niente, da par vostro e proprio con gli interessi in più. Lui non ha idea di chi siate voi effettivamente. E il problema è che forse non si è mai esposto, ma voi siete stati, e state, già nel passato possibilità di salvezza. E non ha saputo entrare in armonia, non ha saputo comprendere questa cosa, ma giusto così, è corretto, perché karmicamente doveva vivere questa situazione. Non si può fuggire la prova karmica che ci è destinata, anzi a volte serve proprio per poter comprendere ed apprezzare di più qualcosa che nel passato non avremmo saputo neppure riconoscere. Neppure voi che avete una buona predisposizione verso di lui siete state in grado di vedere al di là di quel piccolo malato e di quel piccolo ammalato che poi alla fine è rimasto per sua scelta a languire nel letto. Avrebbe potuto utilizzare quel letto in maniera molto più interessante, però evidentemente quel letto all'epoca era destinato a altre situazioni. Però era un letto di malattia, non era un letto di passione, o quantomeno quella passione è consumato, non ha trasformato. Prendiamo un'altra carta, sebbene qui il responso sia già chiuso, siete l'uomo e la donna proprio destinati l'uno all'altra. E questo 6 di bastoni ci parla anche di povertà, e quindi cos'è? Un risarcimento per quello che ha vissuto? Via tutti gli ostacoli? Beh, io direi proprio di sì. Guardate, guardate la situazione come muta. Qui manca un genitore. C'è una madre o un figlio o una condizione di povertà. Abbiamo finalmente un elemento che elimina gli ostacoli da lungo il cammino.
Non ci sono più tutti questi spilloni stile bambolina voodoo che ti lasciavano a letto male anche a distanza, perché magneticamente, energeticamente questa donna ti aveva vampirizzato. Ed ecco che si ricongiunge la famiglia. Viene recuperata la situazione iniziale nel bosco, addirittura con il figlio. Non che debba nascere un figlio, vuol dire che finalmente entriamo in armonia e creiamo qualcosa che è frutto di noi due. Quindi questo è un amore che è destinato al coronamento. Bellissima, fatemi sapere perché questa variante è spettacolare. Un bacio, ciao!